Sarà senza dubbio un pulmino elegante quello che girerà per le strade cittadine e che accompagnerà bimbe e bimbi al doposcuola di Casa Tevenin a Palazzo Fossombroni. È infatti al suo acquisto che è stato destinato il ricavato della merenda reale, uno degli appuntamenti compresi nel programma dei Dandy Days, la due giorni dello stile e della classe, che in concomitanza con la fiera antiquaria di ottobre ad Arezzo ha appunto regalato anche un pomeriggio di solidarietà. In città quindi il raduno nazionale dei Dandy durante una fiera antiquaria che ha registrato un'affluenza importante come non se ne vedevano ormai da mesi. Sono molto felice di questo ritorno di bellezza e generosità, ha dichiarato il presidente di Casa Tevenin, Sandro Sarri. La sensibilità di Alessio e Stefania è la prova di una città, la nostra, attenta ai bisogni dei meno fortunati e affezionata ai suoi istituti di carità. Da anni interpretiamo il lavoro del barbiere della Ornatrix in giro per le piazze più belle d'Italia, hanno spiegato gli organizzatori Alessio Ginestrini e Stefania Severi, con il nostro progetto Una Barba per Solidarietà. E nel nostro girovagare per il bello non potevamo non valorizzare la nostra meravigliosa città e contribuire con un progetto solidale.